Marta Tangelo disperata per Gigi D'Alessio parla alla sorella di Anna. La fine della relazione con Gigi D'Alessio ha portato Anna Tatangelo sull'orlo della disperazione vera. Questa è l'indiscrezione che la sorella della cantante ha rilasciato qualche ora fa, in occasione di un'esclusiva rilasciata a Di Più. Silvia Tatangelo, questo il suo nome, ha raccontato nel dettaglio il periodo nero vissuto dall'artista, di cui la stessa Tatangelo comprensibilmente non ha mai voluto parlare in dettaglio. Partiamo con il dire che l'intervista a Silvia Tatangelo Di Più l'ha organizzata per parlare dell'uscita della sua nuova collaborazione con la collega Viola Valentino. Eppure, era ovvio che fra le domande in programma ce ne sarebbe stata almeno una anche sulla sua più importante relazione ad oggi. Altrimenti sarebbe stata un'occasione sprecata. Quando l'intervistatore ha cercato di scoprire qualche indiscrezione in più sulla fine della tanto chiacchierata relazione, Silvia Tatangelo ha rivelato: senza particolari filtri ho visto mia sorella piangere disperata quando si sono lasciati per l'ultima volta. Successivamente, la Tatangelo sorella ha approfondito ulteriormente la cosa, raccontando che fino all'ultimo si era augurata che Anna potesse tornare insieme a Gigi. Una speranza è infranta quando ha scoperto che il cantante già stava iniziando a frequentare un'altra donna. Proprio alla luce del dolore vissuto con l'ex Gigi D'Alessio, sembra che Anna Tatangelo abbia sviluppato una nuova serie di comprensibili insicurezze. Ecco il motivo per cui per lei c'è voluto così tanto tempo per parlare apertamente della sua più recente relazione. Ci riferiamo ovviamente al bel Livio Cori, il cantante campano con cui Anna è venuta allo scoperto solo di recente. Una storia che ha a lungo nascosto anche al sangue del suo sangue. Silvia Tatangelo, a proposito, racconta: all'inizio non ne voleva parlare, neanche con me. È normale quando volti pagina da mamma, che scattino paure, insicurezze. Anna Tatangelo e Livio Cori, la timeline della relazione. Della relazione con Livio Cori si è parlato per tutta la scorsa estate. I due, di cui si vocifera dallo scorso marzo, quando si sono incontrati in studio di registrazione, erano prima stati pizzicati insieme dai paparazzi in Puglia, dopo essersi fra l'altro scambiati una serie di dediche e apprezzamenti via social. La coppia ha poi ufficialmente confermato il rapporto ad agosto, con la pubblicazione di un video inequivocabile sul profilo Instagram della cantante di Sora. Anna Tatangelo e Livio Cori appaiono oggi più innamorati che mai e, come rivelato da un'amica della cantante, pare che i due abbiano in programma tanti progetti. Che fra questi ci sia anche una convivenza e, magari chissà, un matrimonio? Due? Grignani, uragano di lacrime a verissimo matrimonio finito, Toffano invasita. Gianluca Grignani sbarca a verissimo e consegna alla storia del programma una delle interviste più curiose mai andate in onda, con una Silvia Toffanin a tratti disorientata dal flusso ininterrotto di parole del cantante, che si è presentato con il suo immancabile cappello da cowboy. Parole a volte sconnesse, a volte sconclusionate, a volte lucide, a volte taglienti come una lama di rasoio. Sono il frutto del suo caotico, nebuloso e creativo mondo interiore. Un uragano, un vulcano. Il rocker milanese è quel che veramente si può definire genio e sregolatezza. Continuamente preso dalla lotta con i demoni interiori,
con il mondo, con la popolarità, con ciò che appare contraffatto e ciò che appare genuino. Sono un uomo in divenire, non amo i bei momenti. Esordisce così Grignani, in modo del tutto inusuale. La Toffanin è subito spiazzata: avrai avuto dei bei momenti o no? Non li voglio i bei momenti, ribatte il rocker, lasciando ancor più basita la conduttrice che incalza: nemmeno la nascita dei tuoi quattro figli? Quelli sì, difficilissimi per un uomo come me. Mi hai toccato in un punto dolente: i primi tre vivono con la mamma, mia figlia più grande vive con me. Chiudiamo l'argomento altrimenti mi viene la lacrimuccia. Chiosa Grignani, che per la prima volta conferma la fine del matrimonio con Francesca, conosciuta 25 anni fa. Tirati su il cappello, perché le fan non vedono i tuoi occhi così belli, lo riprende Silvia. Mi ha vestito lo stylist, la replica. L'intervista vive di momenti leggeri e pesantissimi, con poderosi sbalzi di tono. Si arriva quindi alla profondissima e tragica confessione riguardante gli abusi subiti. Nel 1982 narra il cantautore: ho avuto un incontro strano con un pedofilo. Aveva 18 anni, io 10. Mi picchiava perché non riusciva ad avere da me quello che voleva. L'errore dei miei genitori è stato quello di non andare avanti legalmente. Quello era una testa di certa gente non va perdonata. Dopo il 1982 il mio sorriso è diventato più amaro, aggiunge Grignani. Avevo sensi di colpa. La Toffanin deglutisce e va su un altro tema: tu a 16 anni hai avuto successo. Come lo hai vissuto? Il successo non fa parte di me, risponde in modo alquanto sorprendente Gianluca. Non mi dà fastidio l'attenzione, ma mai ho suonato per avere le ragazze. Le avevo lo stesso. Sanremo? Sono salito sul palco e sono sceso, lì era tutto falso. Dichiarazioni toste, a cui ne fanno seguito altre: a nessuno fregava della musica lì, falso. In modo sconnesso Grignani arriva sul tema droga: la parola droga non deve essere usata perché nel bene o nel male le fai pubblicità. A meno che non debba parlarne per altri motivi, è sbagliato parlarne. La Toffanin prova a rimettere ordine chiedendo a Grignani che padre sia: non lo so, però riesco a farlo. Sono permissivo, cerco di insegnare la libertà in tutti i suoi valori a mia figlia Ginevra che vive con me. Gianluca si ferma un attimo, piange. Poi si ricomincia: ho scritto per 3 anni e mezzo. Ho scritto 80 brani. Vivo vicino alla casa in cui morì Stefania a 12 anni, una mia amica di quando ero piccolo. Mi sono dimenticato di lei per tanti anni. Grignani si blocca, sopraffatto dal pianto. Secondi lunghi, dove nello studio rimbombano solo i singhiozzi del cantante che a un certo punto si alza e scaraventa il cappello a terra. Questa cosa mi fa male davvero, scusami. Riprenditi, gli suggerisce Silvia. Lei è cresciuta a 100 metri dove ho la casa. Mi ero scordato di lei e invece il suo pensiero è tornato in me, sottolinea il rocker che poi si arresta di nuovo, in preda alle lacrime. Grignani, recuperata la calma, accenna poi a un episodio in cui la polizia lo ha scortato a casa per un caso di cui non ha fornito dettagli. La Toffanin riprova a tranquillizzarlo, vedendolo in palese difficoltà emotiva.
tu come stai adesso? Ti vedo molto provato. In che fase sei? Io non sono provato, piango perché sono libero. Sto parlando di Stefania, una ragazzina morta a 12 anni. Ti va di parlare della tua ex moglie? Domanda la conduttrice. Altra replica piuttosto strana, quella è l'unica cosa che non mi dà fastidio. È stato un dolore per i miei figli e per l'abitudine che avevamo. Comunque è un bene che sia andata così. Non sono stato un buon marito, ma sono stato onesto. Sarei andato avanti perché ho delle responsabilità coi miei figli. Lei mi ha dato la possibilità di essere libero e io l'ho presa, perché era giusto così. Un discorso nebuloso, a tratti difficoltoso da seguire. Ma Grignani è così, genio e sregolatezza.